millesimo, alla posizione numero 2, peraltro borgo votato dal nostro giurato Pier Giorgio Odifredi, il che vuol dire solo una cosa, che il vincitore del Borgo dei Borghi 2022 è... rullo di tamburi, Soave in Veneto, complimenti, i veneti possono cominciare a festeggiare. Soave è un borgo del Veneto in provincia di Verona. Nel suo centro storico vivono 680 abitanti. Non è tutto così facile. Soave si colloca ai piedi della Val Tramigna, sull'antica via Postumia che da Verona conduce a Vicenza. Attestata già in età romana, Soave venne fondata in epoca longobarda, ma il periodo di maggior splendore lo visse tra il XV e il XVI secolo sotto la Serenissima Repubblica di Venezia. Benvenuti a Soave. Bei poco, bei ben, bei Soave che te fa bene. Io mi ritengo molto fortunata a vivere a Soave perché ogni mattina apro le finestre, vedo il castello, vedo le colline e per me non c'è buongiorno più bello. Il nucleo originario del castello scaligero di Soave risale al X secolo. L'aspetto attuale è conseguente all'ampliamento voluto da Can Signorio della Scala nel XIV secolo, che trasformò Soave in un vero e proprio borgo fortificato. Dante Alighieri, durante il suo esilio, fu ospite qui al castello. Tradizione vuole che, degustando un calice del nostro vino bianco, esclamò: «Oh, quale nettare Soave!» Da qui il nome del borgo. A Soave ci si diverte molto perché dà spazio ai giovani. Io sono il responsabile del progetto Odino. Odino sta per Officina di Innovazione. L'obiettivo è quello di creare una scuola vitivinicola per tutte quelle professioni che lavorano all'interno del mondo del vino senza essere un enologo. Questo dà un futuro al territorio perché ci manteniamo vicini a quelle che sono le tradizioni, ma guarda al futuro per le nuove generazioni e per l'innovazione. Ci troviamo nella cooperativa più antica e più importante di questo territorio. La cantina è scavata nella roccia proprio all'interno del monte su cui sorge il castello medievale di Soave. Qui ospitiamo visitatori da tutto il mondo che vengono per assaporare il vino proprio là dove nasce. Sono nato a Soave da 73 anni e l'angolo che mi piace più di tutti è quell'angolo, circa 10 quintali d'uva, bene appesa, rimane lì 3 mesi ed è l'uva più fotografata d'Italia. Io porto praticamente i turisti e li faccio visitare appunto tutto il borgo a cavallo. Tra queste, per arrivare al castello, li porto in tutti i nostri vitigni che ovviamente ammirano con grande stupore. A cavallo perché vedi quei luoghi nascosti che con altro modo non riesci a vederli. Domani sono 52 anni di matrimonio e in questo paese borgo di Soave abbiamo passato i migliori anni della nostra vita. Posso dare un bacio a mio marito? Soave è il borgo più bello d'Italia.